Beh, rispetto alla merda di prima. C'è qua mio figlio sul divano. Però voglio fare questo video. Piace assai questo. Chris Isaac. Allora, amici miei, d'ora in poi l'intro, a parte che lo dico sempre, però magari se c'è qualche pezzo su YouTube ve lo linko in descrizione. Qualcuno mi ha chiesto il video di ieri e avevo già linkato, l'avevo già detto nel video, no? Vabbè, pazienza, non ero attento. Allora, tra l'altro c'è una cover molto bella, preferisco l'originale. L'altra è più rockettaro. Magari le linko tutte e due. Descrizione. Dai, di cosa vi parlo in questo video? Allora, ho ricevuto un commento. Che visione. Ho ricevuto un commento che mi ha un po' infastidito, devo dire la verità. Era sul video di ieri, l'unica soluzione. Qualcuno è venuto a dirmi, non lo volevo fare questo video, non lo volevo fare però. Sono qua, ormai ho... quando parte il motore non si ferma più. E mi ha detto tante cose. La cosa che mi ha dato più fastidio è che sembra che sono un gatekeeper, velatamente gatekeeper. Allora, ma che cazzo è un gatekeeper? Uno che accoglie il dissenso per orientarlo in una maniera strumentale al potere. Questo è il gatekeeper. Cioè, secondo voi... io sono un gatekeeper, cioè se volessi visibilità potrei aumentare la manetta, no? Molto più di quello che faccio. Dai, però, dai, Giuseppe, l'ultima volta ho dato fiducia e poi l'ho spianato. Vediamo se è un altro scemo del cazzo. Non lo so, no. Ho detto vediamo. E poi mi cita, mi spiega cos'è l'egregore, mi spiega tante cose, no? Mi dice che Gurdjieff, Steiner, ha tirato in ballo persino Giordano Bruno, ho detto che sono dei cazzari, no? E poi cos'è che mi ha detto? Tu che non insegni come prendere una macchina da 270.000 euro, a parte che l'ho pagata molto bene, magari c'è qualche scemo che me la comprerebbe a quella cifra lì, no? Ma l'ho pagata molto meno di quella cifra lì. Ma questo che cazzo c'entra? Vedete che... a me spiace essere precipitoso, però... ma che cazzo c'entra questo? Ma che cosa c'entra questo? E allora no, il discorso è, tu non sei disposto a spiegare come fare a comprare una macchina da 270.000 euro e come, cosa pensi che questi accattoni sedicenti, adesso così la rimetto insieme io, maestri che ti spieghino le cose, no? Allora, posso dire una cosa? Tu che mi hai commentato? E c'è tanto che non ti ho bannato immediatamente. Allora, questa mi piace.
Dolores O'Riordan mi piace assai, però devo passare. Tu dici che sono tutti dei bocchinari? Spiega. 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 Giuseppe, c'hai ragione te. Sono delle sanguisughe. Io ci metto anche l'energia, per rispondere. Però poi rifletto e dico, ma che cazzo ho detto sto qua? Allora dici che... Allora, se hai voglia, vai a vederti tutti i video che ho fatto e lo sai che, e saprai che non ho nessuna sudditanza per nessuno. Non posso neanche dire amico mio. In tutta sincerità, quel commento lì, devo dirlo, mi rompe il cazzo. Non lo cancello, però mi rompe il cazzo. Ho cercato di essere gentile e partendo da un video diverso, dico che mi hai rotto il cazzo. Eh sì. Che cazzo c'entra la macchina? Allora, se hai delle possibilità, ti prendi le macchine. Non è una cosa che si insegna questo. È una cosa che a volte capita. E quindi? E quindi che cazzo vuoi? Cos'è, ti brucia il culo? Amici miei, mi tocca sopportare queste cose. Cerco di essere tollerante, ma a volte è fastidioso, eh. Buonanotte.